ringrazio per essere qui, ringrazio i candidati di tutti i partiti, il clima che è culminata questa campagna elettorale è un clima particolarmente positivo. Io devo ringraziare a nome del Partito Democratico, che è un po' il fratello maggiore di questa maggioranza e rappresentante di tutte le forze politiche. Ad oggi è stato facile organizzarci per redigere il programma elettorale, con la base di partenza a cui il sindaco si presenta alle elezioni, che va in continuità con il lavoro già fatto dall'amministrazione Fanfani, che è una sintesi brevissima dei punti più importanti che riguardano l'amministrazione. È stato facile perché questa maggioranza è una maggioranza che abbiamo operato, che ha costruito una città più solidale, che ha preso decisioni strategiche particolarmente importanti e soprattutto una maggioranza fatta di persone per bene. Per la prima volta dopo 19 anni la lista socialista con il proprio simbolo a far parte di questa coalizione a sostegno di Fanfani. Ne siamo doppiamente orgogliosi che abbiamo ritrovato questo orgoglio socialista e permettetemi un appello, perché comunque sia c'è un aspetto, un sacrificio, una difficoltà maggiore per noi socialisti, che è quella di dover raggiungere non solo l'obiettivo di eleggere Fanfani, ma anche di raggiungere un quorum per avere una rappresentanza in Consiglio Comunale. Mi piace pensare che i passati 5 anni siano un trampolino di lancio per i prossimi. Abbiamo un lavoro importante da fare, questa città ha dei problemi da risolvere, il sindaco sicuramente li menzionerà. Ci siamo trovati prima della composizione delle liste, abbiamo trovato le priorità, le abbiamo concordate, siamo diciamo abbastanza d'accordo su quello che c'è da fare. Adesso l'ho fatto con molta determinazione, l'ho fatto con molta decisione. Per parte nostra noi abbiamo una bella lista, ringrazio tutti i componenti della nostra lista che sono entrati a farne parte e spero che possiamo vincere e possa fare un bel lavoro. Grazie. Bene, per conto della lista Sinistra per Arezzo voglio evidenziare che ci stiamo avvicinando a questa scadenza, credo in modo positivo. A me pare che si sta respirando un clima di partecipazione, di convincimento, di coesione e nel rapporto con i cittadini si sta incontrando, ecco, sostegno, invito a tenere duro, ad andare avanti, quindi ecco, è un clima positivo rispetto anche a altre vicende del passato, quindi vuol dire che sostanzialmente al di là della dialettica normale e comunque positiva, la coalizione in questi 5 anni ha saputo esprimere una guida importante per l'amministrazione cittadina. Ma chiunque di voi abbia la capacità per un solo momento di fermare la vista e di amplificare il ricordo a quello che era la città 6 o 7 anni fa, si renderà conto che i passi che abbiamo fatto sono enormi e che nessuno ci potrà mai contestare di non averne fatto di così grandi. Vi dico questo perché voi dovete essere orgogliosi. Voi avete sì e no 18 giorni davanti a voi per poter parlare con la gente, per poter parlare con quelli che riterrete di dover contattare. Ma la cosa che più dovete trasmettere loro è l'orgoglio di fondo di avere trasformato una città che solo 6 anni fa era additata a livello nazionale come una centrale di malaffare. Solo 6 anni fa questa città era commissariata, era senza un sindaco. Solo 6 anni fa gli amministratori di questa città erano tutti stati mandati sotto processo.
solo 6 anni fa si crearono le condizioni che poi sarebbero state dipinte in termini drammatici in quella sentenza che ha visto condannare il sindaco, qualche amministratore e via via dicendo. Sarei uno sciocco. Se ritenessi di dover affrontare una campagna elettorale che ci sta di fronte e nella quale ormai siamo immersi in questi termini e solo in questi termini, e sarei anche stolto e farei torto a tutti quelli che hanno lavorato in questi anni se non fossi in condizione di rimarcare fino in fondo, benvenuto all'avvocato Calussi, che si siederà accanto a noi per la lista della città di Cotone. Se non dessi il merito a tutti coloro che hanno lavorato insieme di aver fatto cose di primaria importanza, ma sarei altrettanto ingiusto nei confronti di tutti noi se non rimarcassi e se non vi chiedessi in ogni vostro incontro di rimarcare la correttezza etica che ci ha sempre guidato nell'esercizio della cosa pubblica. Noi abbiamo fatto un piano strutturale nel quale abbiamo mosso interessi tanti che si muovono in questo caso, non uno ha avuto da ridire neanche un'unghia di questa cosa. Andatene orgogliosi, perché non è frequente che questo avvenga. Noi venivamo da un periodo in cui senza regole si faceva tutto. Noi veniamo da un periodo in cui il regolamento, il piano strutturale era stato adottato il 19 dicembre del 2003 e tenuto in un cassetto fino al febbraio del 2006, 2 anni e mezzo, perché si doveva andare avanti senza regole con un sistema che poi sarebbe stato chiamato non da noi ma da altri vari antropologi. Noi siamo arrivati in fondo a questo lavoro senza che nessuno, e vi garantisco che ci hanno messo sotto la lente di ingrandimento tutti i giorni, senza che nessuno abbia potuto dire alcunché, neanche sollevare un sospetto. Anche perché il nostro modo di reagire è stato di estrema fermezza e abbiamo dimostrato a questa città che quando c'è da prendere posizioni o da fare scelte, ancorché esse dispiacciano intimamente, le persone sagge sanno che non hanno alternative, che le devono fare. Che chi si abbia di fronte e per quanto grande sia l'affetto che ci lega ad essi. Non perdete occasione. Questa sera, vedete, io non parlo alla folla che ci sta fuori, che devo convincere, o alla quale devo lanciare messaggi. Parlo ad amici che hanno ritenuto di dover compiere un pezzo di strada assieme, e parlo a gente che ha già nell'animo la profonda convinzione che questa sia una battaglia difficile ma che vada vinta in tutti i modi. E quindi mi limiterò, e mi scuserete se perderò del tempo, ma è necessario, ad illustrarvi dei temi che quando vi troverete di fronte la gente che vi dirà: ah, ma qui c'è una buca che non va bene, lì c'è un lampione, ma questi non hanno fatto niente. Temi che vi insegneranno o che vi daranno l'occasione per dire le cose che abbiamo fatto. Per ciascuno di voi c'è una sportina con una ventina di libri, ma se ne volete prendetene molti di più, dipende da quanti avrete voglia, possibilità e occasione di distribuirle. Io spero che siate in grado di distribuirne tantissimi. Lì ci sono 100 milioni di opere pubbliche che noi abbiamo fatto.
le vetrette tutte, che rispondono ad un'idea di città precisa, che sono la reazione orgogliosa ad una realtà economica in declino in Europa, in declino in Italia, in declino anche ad Arezzo, che si voglia dire. Ma di fronte a una situazione di questo tipo c'erano due scelte da fare: o ci stracciavamo le vesti e dicevamo che cercavamo dai cittadini di dire guardate, scusateci, non abbiamo potuto far di più perché la situazione economica è questa qui, o avevamo l'alternativa di armarci di coraggio, di cominciare a camminare con le nostre forze, raschiando il fondo del barile da tutte le parti, risparmiando dove si poteva risparmiare, per arrivare a quei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Vedete, gran parte di queste opere pubbliche sono frutto dei soldi che abbiamo trovato in Europa. Noi non avevamo farmacie da vendere e per la verità la crisi economica ci ha impedito anche di vendere qualche palazzo che avremmo venduto volentieri. Se avessimo avuto i 30 miliardi delle farmacie probabilmente avremmo fatto molto molto di più. Sono frutto dei danari che abbiamo trovato in Europa, del PIUS che abbiamo vinto, e queste cose non avvengono per caso, ma sono frutto anche del fatto che abbiamo risparmiato su tutto quotidianamente, con una politica virtuosa che non ha lesinato spese esclusivamente nel settore del sociale, convinti come siamo intimamente che l'unica cosa che nobilita l'animo quando si spendono i soldi è l'aiuto a chi ha bisogno.